Una nuova grande stagione prenderà il via oggi al Teatro Olimpico. Di cosa si tratta? Cosa abbiamo in cartellone? Difficilissimo riassumere perché abbiamo moltissimi spettacoli, molti più del solito, perché siamo veramente diventati curiosissimi, vogliamo fare molte cose diverse e non rinunciamo a niente. Abbiamo dei grandi ritorni e delle novità. Che cosa posso dire per primo? Non saprei. Partiamo dai grandi ritorni. Ritornano da noi Maurizio Battista con uno spettacolo nuovo, sempre sulla scia degli spettacoli precedenti, cioè che raccontano la sua vita personale e la sua famiglia e allargano la sua simpatia a tutta la platea. Abbiamo il ritorno di Gagman, il bellissimo spettacolo di sketch di Lil Greg, che ha avuto un successo formidabile la scorsa stagione, e tornano, perché abbiamo dovuto lasciare fuori troppe persone, Solenghi e Lopez, che è un duo che ha cominciato dal Teatro Olimpico insieme ad Anna Marchesini quando erano ancora un trio e che sempre nel tempo è diventato sempre più interessante e ancora più affascinante. Non parliamo poi di alcune sorprese. Abbiamo avuto adesso in questa stagione, proprio pochi giorni fa, uno spettacolo stupendo che è I Musicanti di Pino Daniele, e anche lì abbiamo dovuto lasciare tantissime persone fuori e l'abbiamo rimesso in stagione. Stessa storia per Alice di Momix, che è venuto da noi in prima mondiale l'anno scorso e che torna da noi a febbraio, e come al solito sarà una festa di bellezza. Poi abbiamo tantissime novità. Abbiamo Che disastro di commedia, che inaugura la stagione. È uno spettacolo strano perché è uno spettacolo di stile inglese, uno spettacolo nell'ottica della presa in giro tragicomica sulla difficoltà di mettere in scena una commedia. Uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo, questa è una compagnia italiana, hanno già fatto 190 repliche e vengono da noi per la prima volta e siamo molto curiosi e affascinati da questa nuova esperienza. Nuovissimi all'inizio della stagione per noi saranno quelli dell'orchestraccia. A Piazza San Giovanni a Roma il 1° maggio hanno fatto ballare tutta la piazza, speriamo che riescano a far ballare anche tutti i nostri spettatori. Poi abbiamo un tango meraviglioso con la compagnia di tango per due, con Miguel Angel Zotto e Diana, sua compagna, che è uno spettacolo raffinatissimo, molto sensuale, immancabile. Poi abbiamo dei musical, abbiamo Grease, abbiamo Sweeney Todd, abbiamo insomma svariate cose di musical, uno più divertente e interessante dell'altro. Abbiamo, adesso non mi ricordo più cosa abbiamo, ne abbiamo troppi, ma abbiamo moltissime cose di danza, di musica, di insomma una stagione imperdibile. Il claim del Teatro Olimpico quest'anno è Live in Rome. Cosa volete comunicare al pubblico con il concetto di live? Comunicare che a teatro si vive in un'altra maniera tutto quello che succede. Si vive partecipando, si vive soffrendo, divertendosi secondo di quello che uno vede e soprattutto socializzando, mettendo a contatto con gli altri le proprie emozioni. Il Teatro Olimpico è stato trampolino di lancio per tantissimi artisti in passato, artisti che ritornano, per voi immaginiamo sia una grande soddisfazione. Grandissima, grandissima soddisfazione, perché diciamo che è come una lunga storia. Stamattina che presentiamo la conferenza stampa, a me sembra di stare in una festa tra amici e questo è bello. Grazie.